Oggi proviamo a prendere tre piccioni con una fava. Lo so che la citazione ne dice due, ma noi puntiamo sempre al massimo. Dal titolo del video avrete capito che trattasi di argomento super pippone, ma al tempo stesso, dal mio punto di vista, argomento molto interessante, perché andremo a toccare le tasche degli italiani. E quando si toccano le tasche degli italiani, l'interesse va alle stelle. Ma a parte questo, vi ho detto anche che proveremo a prendere tre piccioni con una fava, in quanto in questo video, dato appunto l'argomento, vorrei completare il video sulla giacca Rucca Exegal e il video sulla giacca Rucca Spectria, parlando rispettivamente dei pantaloni Rucca Exegal e dei pantaloni Rucca Spectria. Li ho accorpati in un unico video perché sono pantaloni con caratteristiche molto simili. Entrambi sono in Gore-Tex Pro. Non voglio entrare nell'argomento perché è già trattato ampiamente nei video sulle giacche. Entrambi hanno gli inserti in Armacor, che è la punta di diamante del Gore-Tex Pro, ed entrambi hanno gli interni removibili in Autolash. L'unica macro differenza fra questi due pantaloni è che il Rucca Spectria, i pantaloni che ha utilizzato Sara nel viaggio a Capo Nord, quindi i pantaloni con taglio Lady, sono in Gore-Tex Pro Stretch, quindi elasticizzato, mentre il Rucca Exegal, i pantaloni che ho utilizzato io nel viaggio a Capo Nord, sono in Gore-Tex Pro tra virgolette normale. Entrambi i pantaloni vengono forniti con le bretelle che possono essere registrate in relazione alla vostra statura nella parte frontale con questa fibbia e registrate e la parte posteriore con questa fibbia che lo unisce in relazione alla larghezza delle vostre spalle. In entrambi i pantaloni le bretelle possono essere rimosse tramite questa fessura. Da un lato c'è il velcro versione gancio, dall'altro versione pile. In questa maniera la fessura può essere richiusa e quindi indossare i pantaloni anche senza bretelle. Rimanendo nella parte alta dei pantaloni, nella fascia lombare, un dettaglio che ho trovato molto interessante è che, nonostante parliamo di Gore-Tex Pro, quindi materiale 3L molto spesso, molto rigido, i tecnici della Rucca hanno inserito, cerco di farvelo vedere nel dettaglio, due zone elasticizzate, dettaglio molto interessante perché grazie a questi elastici sentirete bene i pantaloni accostati addosso, ma al tempo stesso non si va a intaccare la comodità. Inoltre, per registrare il giro vita, hanno inserito queste due fasce tramite queste due fibbie che scorrono a destra e a sinistra, che servono appunto per registrare l'ampiezza e il giro vita in relazione alle vostre esigenze. Inoltre, come apertura hanno messo i classici bottoni, due bottoni, e all'interno la classica patta, sempre in Gore-Tex, che serve appunto per non far infilare acqua in caso di maltempo. Nella versione della donna troviamo sempre il concetto con l'elastico, ma rispetto ai classici bottoni hanno inserito questa linguetta con il velcro e all'interno la classica patta per la pioggia. Inoltre, in entrambi i pantaloni troviamo una cerniera perimetrale ancorata sotto la cinta, che serve per unire i pantaloni alla giacca, e sempre in entrambi i pantaloni troviamo nella parte anteriore destra una tasca con zip nastrata water resistant. Parere puramente personale, questo connubio di bretelle, zone elastiche e fasce di registrazione è veramente ben studiato. Vi ricordo che parliamo di un capo in Gore-Tex Pro, quindi un capo molto pesante. Nel caso specifico il Rucca Exegal nella taglia 50, nella lunghezza C2, apro una parentesi, questi pantaloni vengono venduti in tre tipologie di lunghezza differenti: C1, C2 e C3, la C1 meno 7 cm, la C3 più 7 cm. Comunque, nella taglia 50, nella lunghezza C2, parliamo di un peso di circa 2,85 kg, mentre per il Rucca Spectria di Sara quasi 2 kg. Quindi capite benissimo che più sono le situazioni di ancoraggio al nostro corpo e più li sentiremo bene addosso. Nel caso specifico, una volta registrati, questi pantaloni sono comodi nella fascia lombare e vi posso garantire che non vi scenderanno e non si sposteranno di una virgola. Passando alla visione d'insieme, notiamo la macro differenza tra due capi di cui vi ho parlato all'inizio del video. Nei pantaloni Rucca Spectria vediamo che il materiale è sempre lo stesso, tranne nella zona delle ginocchia dove il materiale è rinforzato, mentre nei miei Rucca Exegal notiamo delle fasce, zona inguine, zona sopra il ginocchio, zona dietro al ginocchio e zona nella bassa schiena. Sono delle fasce elasticizzate che servono per migliorare il comfort di marcia, perché già vi ho detto diverse volte che quando parliamo di un capo in Gore-Tex Pro parliamo di un capo molto protettivo, ma al tempo stesso che vi fa sentire braccati. Aggiungendo delle zone elasticizzate in punti strategici, basta pensare alla postura che abbiamo in moto, queste zone sono nei punti di piega, la situazione di comfort migliora, non di tantissimo, ma comunque migliora. Nel dettaglio, queste sono le fasce elasticizzate, zona inguine, zona ginocchia, nella parte posteriore del ginocchio,
e nella parte bassa della schiena. Nei miei Excel troviamo due tasche laterali a toppa, tasche che amo tantissimo perché quando inseriamo la roba all'interno il materiale non va a battere nelle gambe, ma bensì la tasca si gonfia. Inoltre la zip è nastrata, quindi tasche impermeabili. Inoltre di fianco alle tasche troviamo questa zip sempre nastrata che serve per la ventilazione. Negli Spectre di Sara non ci sono tasche lungo la gamba, quindi taglio pulito. Comunque c'è sempre una zip nastrata nascosta che serve per la ventilazione. Scendendo nella parte bassa dei pantaloni, nella zona sotto le ginocchia, negli Excel troviamo una chicca molto interessante. Guardate queste due zip. La zip lunga è la classica zip che troviamo in tutti i pantaloni da moto, serve per allargare i pantaloni per poter inserire uno stivale più protettivo, uno stivale più ingombrante. Mentre la zip corta, è la prima volta che mi capita di vederla, serve per poter togliere le protezioni delle ginocchia anche con i pantaloni indossati. Per entrare nel dettaglio, la zip lunga è protetta da questa linguetta. All'interno troviamo una patta sempre in Gore-Tex Pro che ci protegge dalle intemperie. Troviamo un pezzettino di velcro per bloccare la linguetta. Abbiamo molto più spazio per lo stivale. Mentre la zip corta, aprendola, ci dà direttamente accesso alla protezione D3O. Basta prenderla nella parte bassa, stringerla e sfilarla. Questa caratteristica di poter sfilare le protezioni in pochissimo tempo sembra una banalità, ma quando parliamo di pantaloni in Gore-Tex Pro, quindi pantaloni molto rigidi, poter togliere una protezione del genere, parliamo di una protezione di secondo livello enorme, questo è il palmo della mia mano, quindi una protezione lunga circa 40 cm, significa per forza di cose aumentare il comfort dei pantaloni e quindi aumentare il comfort della vostra passeggiata. Passando ai pantaloni di Sara, non abbiamo la zip quella corta per poter togliere le protezioni all'esterno, ma solo la zip lunga per poter allargare i pantaloni nella parte bassa. Ma qua il discorso cambia, qua parliamo di Gore-Tex Pro Stretch, quindi molto più confortevoli, e parliamo di protezioni di primo livello, quindi protezioni spesse circa la metà rispetto a quelle dell'Exegal. Ma sul discorso protezioni ci torniamo più tardi perché è molto interessante. Per chiudere il cerchio e completare la descrizione esterna dei pantaloni, nella parte posteriore dei Rucca Extra troviamo un rinforzo in pelle molto spessa sotto i glutei nella zona centrale, questa qua, e con la stessa pelle un ulteriore rinforzo per tutta la lunghezza nella zona interna delle gambe, mentre nel Rucca Spectra di Sara il rinforzo lo troviamo solo sotto i glutei. Ora passiamo agli interni. All'interno, in entrambi i capi, troviamo un inserto removibile in Outlast tramite una cerniera perimetrale nella parte alta e una cerniera perimetrale nella parte bassa. Ecco l'interno. Questa è la parte esterna e l'interno nel dettaglio, questa invece è la parte interna, quella a contatto con la pelle in Outlast. Ora, dato che abbiamo tolto l'inserto in Outlast, riprendiamo il discorso sulle protezioni, molto interessante. All'interno di questa tasca troviamo le protezioni dei fianchi, che si tolgono, si sfilano molto facilmente in questa maniera. Protezioni anche in questo caso di secondo livello. Arrivati a questo punto la domanda nasce spontanea: ma perché nei miei pantaloni Rucca Exegal trovo protezioni di secondo livello, mentre nei pantaloni di Sara trovo protezioni di primo livello? E questo vale anche per la giacca. Nella mia giacca Rucca Exegal trovo protezioni ai gomiti e alle spalle di secondo livello, alla schiena di primo livello ma con un accessorio acquistabile a parte di secondo livello, mentre nella giacca di Sara trovo protezioni ai gomiti, alle spalle e alla schiena di primo livello. Tutto questo ci fa presagire che il corpo femminile è meno tutelato, meno protetto rispetto al corpo maschile. Quote rosa, fate attenzione, la risposta non è vera, siete protette anche voi. Per rispondere a questa domanda però bisognerebbe aprire un capitolo a parte, bisognerebbe fare un video super pippone, un video nerdissimo, fatemelo sapere nei commenti se vi interessa, io cerco di snirlirvelo al massimo. Per rispondere a questa domanda dobbiamo calcolare la forza dell'impatto. La forza dell'impatto come si calcola? Si calcola facendo la moltiplicazione massa del corpo impattante per la velocità nel momento dell'impatto diviso il tempo di decelerazione. Capite bene che se la massa raddoppia, la forza dell'impatto raddoppia. Quindi, dal mio punto di vista, ripeto, questo è un pensiero puramente personale, i tecnici della Rucca hanno fatto un discorso di compromesso. Non hanno fatto altro che mettere delle protezioni più sottili, perché le protezioni più sottili vanno ad impattare, tra virgolette, meno l'aspetto estetico, quindi il corpo della donna. Vanno ad impattare meno la comodità, quindi sono molto più comodi i capi femminili, e al tempo stesso strizzano l'occhio alla sicurezza, perché una protezione più sottile con un peso corporeo inferiore è comunque
comunque una protezione adeguata per ricevere degli standard di sicurezza elevatissimi. Ora ragazzi, chiudo il discorso qua, altrimenti qualcuno di voi mi manderà a quel paese. Comunque, abbiamo preso finora due piccioni con una fava, cerchiamo di prendere il terzo, cioè di rispondere alla domanda del titolo del video, che forse è la cosa più interessante, e cioè: se noi abbiamo un problema nei nostri capi super costosissimi in Gore-Tex Pro, in Gore-Tex laminato, problema tipo un buco, uno strappo, un taglio, sono capi da buttare o sono capi che possiamo riparare? Per rispondere a questa domanda devo raccontarvi una breve storia triste. Al ritorno al viaggio a Capo Nord, come sempre facciamo al ritorno di ogni viaggio, tolgo le protezioni ai capi, metto i capi in lavatrice perché ovviamente necessitano di un lavaggio, e quando ho ripreso i capi mi sono accorto che nei pantaloni di Sara, nella parte posteriore dietro al polpaccio, c'erano tre buchetti. Non vi dico le parolacce, i gestacci che ho fatto, ma ripresa la dovuta calma, ho chiamato il country manager di Rucca, Michele Venturi, ho fatto vedere il danno e lui ovviamente mi ha detto che quel danno non è imputabile a Rucca, però mi ha detto che c'è una strada alternativa per risolvere il problema. Ora, prima di raccontarvi la strada alternativa, vi faccio vedere il video che ho mandato a Michele Venturi per farvi capire l'entità del danno. È proprio un buco, nel senso, con lo stecchino, la parte bianca che dici del Gore-Tex, eccola là. Capita l'entità del danno, insieme a Michele abbiamo mandato le foto alla Grossmeyer. Chi è la Grossmeyer? La Grossmeyer è un'azienda austriaca che ha accesso a tutti i tipi di Gore-Tex presenti sul mercato e ovviamente conosce le tecniche costruttive del Gore-Tex. La Grossmeyer mi ha fatto un preventivo per la riparazione, quindi ho preso i pantaloni, ho tolto le protezioni, ho tolto l'imbottitura, ho imballato i pantaloni, all'interno dell'imballo ho messo un foglio che vi lascio in sovraimpressione dove dovete scrivere il punto esatto del danno, dovete scrivere il modello, la taglia dei pantaloni, eccetera eccetera. La Grossmeyer, dopo circa 3 settimane, mi ha rimandato i pantaloni con il danno riparato. Ora ve lo faccio vedere nel dettaglio e vi dico anche quanto mi è costato. Questa cucitura in diagonale è la riparazione nel dettaglio. La Grossmeyer ha stabilito che era più facile fare questa cucitura. Ora voi ovviamente non la vedete, ma in questa zona c'è un lembo riportato all'interno che rende la cucitura impermeabile. Comunque ha stabilito che era più facile fare questa riparazione piuttosto che scucire tutto il lembo di tessuto e rimetterlo. Questa riparazione mi è costata 15 euro. Questi pantaloni li abbiamo già collaudati, vi posso garantire che sono tornati impermeabili e performanti come quando erano nuovi. Quindi, se avete un noiosissimo problema nei vostri capi in Gore-Tex laminato, la procedura è questa: non dovete passare tramite Michele Venturi come ho fatto io, ma bensì dovete passare tramite il vostro rivenditore di fiducia. Inoltre, la Grossmeyer non si occupa solo del brand Rucca, ma di tutti i brand presenti sul mercato, perché come vi ho detto ha accesso a tutti i tipi di Gore-Tex presenti. Inoltre, se avete un problema in un lembo di tessuto dove presente un inserto riflettente, la Grossmeyer cambierà tutto il lembo con un tessuto con caratteristiche equivalenti, ma non avrete più l'inserto riflettente. Inoltre ragazzi, che dire, parliamo di pantaloni top di gamma, parliamo di pantaloni che ovviamente, essendo in Gore-Tex Pro, hanno un prezzo elevato. I Rucca Exegal costano circa 850 euro il listino, mentre i Rucca Spectria, anche se sono andati fuori dal listino perché hanno fatto il nuovo modello, costavano sui 650 euro. Parliamo di pantaloni che hanno una vestibilità molto stretta. Altra cosa che ho notato, l'inserto in Outlast è un inserto che fa abbastanza stretto con la pelle, quindi sto valutando un intimo tecnico in Outlast sia per i pantaloni che per la parte alta del corpo, in maniera tale che scivoli e quindi rende tutto più confortevole e prendiamo le caratteristiche top dell'Outlast, cioè di un volano termoregolatore, perché appunto l'Outlast non fa altro che mantenere la temperatura corporea costante al variare della temperatura esterna. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa, infatti una cosa che mi è venuta in mente: all'interno dei pantaloni, nella parte sotto ai glutei, troviamo un fondello. Se andate in bici sapete bene di cosa parlo, quindi una zona imbottita che rende la seduta più confortevole. E niente ragazzi, sono le 8:05 di sera, io sono stracotto perché ci sono 32 gradi. Si rientra in gioco senza volerlo. Comunque sono le 8:05 di sera, Sara sta per tornare. Oggi festeggiamo il nostro 11° anniversario di matrimonio, quindi mi devo dare una sistemata e questa sera
cercheremo di festeggiare in qualche maniera. Come dico sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, così supportate il canale e magari questo video interagisce con più persone. Se volete offrirmi un caffè, trovate il link per PayPal in descrizione. Da parte mia c'è sempre il massimo impegno, cerco di condividere cose interessanti, perlomeno dal mio punto di vista. E come sempre, ci rivediamo al prossimo video Nerd Pippone, perché voglio parlarvi di un accessorio che sto facendo, di un progetto che porto avanti da circa 6 mesi. E teniamo duro, perché per il viaggione estivo è rimasto veramente poco. Dai ragazzi, ciao ragazzi! But don't